Bentornati nel canale. In questo nuovo video andiamo a vedere come utilizzare il nostro assistente virtuale Google Home come speaker principale di OpenHub. Nei video precedenti abbiamo visto l'integrazione dei vari assistenti virtuali Google Home e Alexa in OpenHub e come questi possano essere utilizzati per il controllo vocale del nostro sistema di home automation. In questo particolare caso utilizzeremo Google Home come cassa principale di OpenHub per far sì che OpenHub, attraverso la scrittura di regole, possa inviare messaggi e notifiche attraverso proprio lo speaker. Questo può essere comodo per poter gestire delle notifiche in casa, come ad esempio il superamento della soglia del rilevamento del gas oppure il superamento dei carichi di potenza. Andiamo quindi a vedere che cosa dobbiamo fare su OpenHub per poter utilizzare Google Home come speaker. Eccoci sul nostro OpenHub. Quindi, per utilizzare Google Home come speaker, dobbiamo utilizzare il binding Chromecast. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è andare sulla sezione binding e cercare il Chromecast. Lo installiamo. Perfetto, verifichiamo solo che sia installato. Eccolo qua. A questo punto, se andiamo sulle Things e aggiungiamo Chromecast Binding, facciamo scan, vediamo cosa ci trova. Ecco che ci ha trovato i due Google Home che ho a casa. Per questo esempio configuriamo quello che ho al piano terra. Quindi diamo il solito nome, Google Home Cucina PT, perché ce l'ho in cucina. Ed eccolo qua che è già online. Avrà i suoi canali per controllare comunque la riproduzione dell'audio che ci può essere su Google Home, però quello che interessa a noi è poterlo utilizzare come sync audio. Quindi a questo punto vado a vedere sui settings. Se vado su audio, vedete che è apparso il Google Home Cucina PT come sync. Se io di default lo seleziono, tutto l'audio che viene riprodotto da OpenHub viene riprodotto tramite lui. Quindi a questo punto io posso andare a creare delle regole che, a fronte di determinati eventi, riproducano dei file audio oppure sintetizzino un testo che io scrivo nel messaggio. Spostiamoci quindi sulla gestione delle rules e in particolare andiamo a prendere la regola che accende le luci notturne in base al valore del sensore crepuscolare. La apriamo un attimo e questa regola non fa nient'altro che mandare il comando on alle luci esterne quando il sensore crepuscolare cambia e ha un valore minore di 1. Quello che possiamo fare in questo caso è aggiungere un'ulteriore azione e ad esempio riprodurre tramite Google Home un messaggio, magari un file MP3 che abbiamo registrato. Quindi per fare questa operazione si aggiunge un'azione, si sceglie Audio Invoice e gli si può dire o scrivere un testo che lui poi sintetizza vocalmente con la voce classica del Google Home, oppure gli si può dire di suonare un file audio. Quindi se io faccio play audio file, lui mi fa vedere delle scelte in funzione dei file MP3 che trova in una certa cartella del pad di configurazione di OpenHub su Raspberry. Adesso ci sono solo questi due che sono quelli di default di OpenHub. Io ne ho creato uno che per questo esempio volevo far riprodurre, che però non ho ancora messo nella cartella. Quindi dopo lo andiamo a fare. Oltre queste informazioni bisogna dire su quale periferica audio riprodurre questo messaggio, questo file. Quindi noi gli possiamo dire il Google Home Cucina PT, che comunque l'abbiamo settato di default, però qui diciamo che possiamo anche averne più di uno e decidere su quale Google Home far riprodurre il messaggio.
E poi eventualmente si può impostare il volume. Quindi allora adesso io esco un attimo, torno indietro e cosa faccio? Allora mi apro la cartella di OpenHub, che è la OpenHub Conf Sounds, dove ci sono, vedete, i due MP3 che vedevamo nelle scelte prima. Io adesso mi prendo un MP3 che ho creato, che ho chiamato Crepuscolare On. Lo incollo in questa cartella, ricarico la pagina delle rules, rientro in modifica nella rule che accende il crepuscolare, vado ad aggiungere la action, play audio file e vedete che mi è apparso il mio MP3, quindi lo seleziono, seleziono l'audio sync, quindi la periferica. E gli dico che voglio riprodurre a un volume del 60%. Il settaggio del volume è comodo perché magari il Google Home potrebbe essere rimasto a un volume molto basso o molto alto in funzione dell'ultima cosa che si è ascoltata. In questo modo noi siamo certi che il nostro messaggio, il nostro file MP3, viene riprodotto comunque con un certo volume. Salviamo. Adesso però devo fare una piccola modifica a questa rule perché in teoria qui verrebbe suonato questo MP3 tutte le volte che il sensore crepuscolare cambia e che va a zero. Quindi può succedere che il valore balli tra 1 e 0 e quindi lui ogni volta che passa da 1 a 0 mi andrebbe a riprodurre questo file, cosa che io non voglio perché comunque la luce rimane sempre accesa, deve salire sopra il 3 per spegnersi. Quindi cosa faccio? Aggiungo un'altra condizione. Condizione che si basa sull'item. Vado a scegliermi le luci notturne. E gli dico che deve essere off. Quindi in questo modo lui mi esegue tutta questa routine solo se il sensore crepuscolare è a zero e se la luce notturna è spenta. Quindi finché rimane accesa la luce esterna, questa routine non viene più eseguita. Quindi salviamo e adesso dobbiamo aspettare, il momento in cui questa routine scatta. Per verificare l'orario in cui viene eseguita questa routine, io mi posso aggiungere anche un'azione di log che mi stampa sul log di OpenHub luci notturne on. Ecco fatto. Ovviamente ho fatto poi la stessa cosa anche sull'off, quindi ho aggiunto la condizione che la routine viene eseguita solo se la luce notturna è off, è on, scusate. E mi sono fatto loggare luci notturne off sul log. In questo modo posso verificare i due orari. A parte che questa verifica la posso fare su InfluxDB con Grafana guardando il grafico, però così diciamo che ce l'ho scritto anche sul log. Ecco, adesso per testare la regola mi sono posizionato vicino al Google Home che c'è in cucina e con l'aiuto di un tablet mando in esecuzione la regola indipendentemente dalle condizioni. Quindi clicco. Là, è fatto notte. È meglio che accendere le luci fuori, né? Ecco, adesso a parte il messaggio dal tono un po' scherzoso, il sistema ha funzionato, quindi in teoria quando poi si verificheranno le condizioni della regola, questo messaggio verrà riprodotto.